Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Oggi la Chiesa ricorda Santa Caterina da Siena, che insieme a San Francesco d'Assisi è patrona d'Italia. Vogliamo attingere dalla liturgia del giorno, sia per la preghiera del Salmo, sia per il Vangelo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Preghiamo insieme con il Salmo della Messa, il Salmo 102. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non è in vite per sempre, non rimane adirato in eterno. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere, ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Vangelo per la festa di Santa Caterina è Matteo 11, 25-30. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Santa Caterina da Siena è nata a Siena appunto nel 1347 ed è morta a Roma nel 1380. Una vita che, pur non avendo varcato la soglia di un monastero o di un convento, si è consacrata al Signore nel terzo ordine domenicano. È stata una donna che in modo particolare ha richiamato la Chiesa e il Papa alle sue responsabilità. A lei si deve in modo particolare l'esortazione rivolta ai Papi di lasciare Avignone, la città dove risiedevano un po' sotto l'influsso dei re francesi, per tornare a Roma, la sede del martirio di Pietro e Paolo. Sono tanti gli scritti di Santa Caterina nei quali si eleva al Signore con accenti mistici, sono forti le sue parole per la riforma della Chiesa. E credo che ci aiuti anche lei a comprendere il valore di questa virtù cardinale, la fortezza. Dicevamo ieri che la fortezza è la virtù morale che assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Nelle allegorie medievali e rinascimentali viene presentata come una donna che porta con sé una colonna, immagine di stabilità sul quale regge l'edificio. Voglio commentare ancora il valore della fortezza con alcune espressioni del cardinale Carlo Maria Martini. Egli ci fa comprendere che la fortezza non parte dalla consapevolezza di essere persone stabili, forti, invincibili. Dice il
cardinal Martini. La fortezza suppone la nostra vulnerabilità. Cioè posso essere forte e coraggioso perché sono vulnerabile e perché riconosco di essere tale. Se una persona si ritiene forte e non mette in atto tutte le sue energie per chiedere e per agire con fortezza, molto probabilmente si dimostrerà più debole degli altri. La consapevolezza della vulnerabilità ci rende umili e quindi capaci di incarnare questa virtù. Soprattutto nei confronti della morte, caso estremo, essa ci fa superare la paura. Nel caso del dare la vita per evitare il male, cioè il peccato, la perdita della fede, il rinnegamento e il tradimento a Dio. La fortezza è un atto di abbandono totale, in pace, tra le braccia di Dio, conoscendo i nostri limiti, le nostre fragilità, cercando in Lui la distensione del cuore e la pace interiore. La fortezza si esprime pure nel resistere, nel vivere la virtù cristiana della pazienza, senza aggressività, con bontà e mitezza. Gesù, dicendo imparate da me che sono mite e umile di cuore, ci ha voluto insegnare che la via della fortezza è via di pazienza ed umiltà. La grandezza d'animo di un cristiano è la sua magnanimità e si esprimono nella pazienza fortezza. Per cui il primo gradino della fortezza cristiana non è quello di stringere i denti, ma bensì di prendere umilmente consapevolezza della propria debolezza. Ricordiamo alcune parole di Gesù: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Piccolo gregge è un gruppo di pecore inermi, vulnerabili in mezzo ai lupi. E Gesù ha voluto dare consapevolezza ai cristiani di non essere una armata invincibile, ma di essere un piccolo gregge, sempre nella storia. L'Apostolo Paolo esprime bene il concetto di fragilità quando dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio. La fortezza di un vaso di creta non sta in se stessa, ma in quello che viene da Dio. La fortezza ci dà la capacità di affrontare qualsiasi situazione senza panico, anche le più disperate, perché ci fa considerare tali situazioni in vista di un bene più grande, di una certezza più grande, di una forza più grande di noi. Ci consente di guardare e confidare soltanto più nell'aiuto di Dio e nella forza che ci deriva dall'alto. Conclude il Cardinal Martini: per questo la fortezza cristiana è una grazia, un dono che colma l'animo di pace, proprio quando la paura rischierebbe di perderci. È una grazia che dobbiamo implorare ogni giorno con umiltà, che non possiamo acquistarla con le nostre forze, non ci indurre in tentazione, anzi, come cominceremo a dire con la nuova traduzione, non ci abbandonare alla tentazione, non ci abbandonare perché possiamo essere più forti. Invochiamo così nel Padre nostro, come a dire: fa un Signore che io non entri in una situazione in cui potrei rinnegare la fede. Poi aggiungiamo: ma liberaci dal male, e il male più grande è il peccato. Fa che io non rinneghi te solo bene, per nessuna cosa al mondo, per il timore di nessuna perdita, per l'attrattiva di nessun guadagno, qualunque fosse. E allora, all'inizio di questa giornata, chiediamo al Signore la virtù della fortezza. E quando abbiamo bisogno di questa fermezza e costanza nella ricerca del bene, diciamo il Padre nostro, come ci insegna il Cardinal Martini in quel non ci abbandonare nella tentazione, liberaci dal maligno, noi chiediamo proprio questa virtù. Vogliamo chiederla per noi, vogliamo chiederla per tutte le persone che stanno cercando di cambiare la loro vita, di fare il bene, di
combattere contro una tentazione, contro una situazione difficile che magari comprometterebbe la loro fedeltà a Dio, la loro fedeltà agli impegni, e hanno bisogno di fortezza per tutti quanti e per la nostra società che ha bisogno di essere più forte, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che in Santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua intercessione concedi a noi tuoi fedeli partecipi del mistero di Cristo di esultare nella rivelazione della sua gloria. Per Cristo nostro Signore. E affidiamoci, come ogni mattina, a Maria Santissima di Ripalda. Affidiamo in modo particolare tutte le città della diocesi perché escano con fortezza d'animo da questa situazione di pandemia. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalda, nostra potentissima avvocata e protettrice, nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine luce, conforto e sollievo e gioia la nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta riva dell'Ofrato, ove siedi pietosa comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno, spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esso i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Maria Santissima di Ripalda, prega per noi. Maria Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Salute dell'Inferno, prega per noi. Vi ricordo che, sempre dalla pagina Facebook della Diocesi, nel pomeriggio viene trasmessa la Santa Messa dal Santuario della Madonna di Ripalda. Domani alle ore 19 invece avremo la veglia di preghiera per le vocazioni. Domenica prossima celebreremo la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni in diretta dal Salone. Durerà dalle ore 19 alle ore 19:30. Preghiamo perché fin d'oggi, perché il Signore non ci faccia mancare testimoni del suo amore in tutte le vocazioni, in quella che è chiamato a seguire Gesù nella via del ministero sacerdotale, diaconale, in quella della vita consacrata e naturalmente in quella della vita matrimoniale. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Buona giornata.